Ebbene sì, chi mi segue qui sul canale di YouTube sa come il Kirin M4 sia il monopattino che più mi è piaciuto, quello che ho usato con più piacere e al quale ho fatto più modifiche. Parliamone subito dopo la intro. Il Kugo M4 coniuga un'affidabilità generale che è davvero alta, grazie alla sua stabilità, proprio grazie al peso che ha, alla batteria che è capiente, al motore da 500 watt, riesce a offrire insieme a sospensioni che appunto io ho modificato, feci la sospensione posteriore a molla con il disco anteriore ventilato più grande da 160 invece da 140 per migliorare la frenata, proprio perché il monopattino è davvero veloce, in modalità 3 è veramente qualcosa di brutale. Vi lascio tutti i link in descrizione sia del monopattino sia delle modifiche che ho fatto, gli accessori come ad esempio l'allarme. Il secondo monopattino che ho avuto è il Baggio con ruote da 8 pollici, è un monopattino molto più piccolo e per questo è molto trasportabile, pesa molto poco, infatti riusciamo a portarlo su anche senza ascensore in casa se appunto abbiamo la necessità, perché si ripiega con estrema facilità e ha un design che è davvero bello, grazie anche al faro anteriore con questo LED a cerchio blu, grazie anche alla pedana che ha i LED blu sottostanti. È un qualcosa di unico, non vediamo generalmente nei monopattini commerciali, anche perché si sta parlando di un monopattino che costa 200 euro, poco più poco meno in base alle offerte. Anche di questo sono rimasto veramente contento e mi è piaciuto molto la frenata, ma non tanto quella col disco retro che è scontata, quanto il freno motore. Il terzo monopattino è il Momo Design. Momo Design che costa poco, troviamo offerte anche da 140-120 euro, a volte nei resi Amazon lo troviamo anche vicino ai 100 euro, qualcosa di osceno insomma per un monopattino. Ha una batteria più piccola, ha delle ruote più piccole del 6 pollici e mezzo, però ha una grande comodità che è il peso, è trasportabilissimo perché non arriva neanche a 10 kg. Quindi chi ha bisogno di un monopattino ad esempio da ripiegare in macchina, massima trasportabilità e pesa poco, sicuramente il Momo Design ha quel qualcosa in più. Il Kirin sì, lì ci ho lasciato il cuore, l'ho tenuto più a lungo di tutti, poi alla fine l'ho rivenduto, ma è il monopattino che se dovessi ricomprare un monopattino un po' più grande, un po' più pesante, sicuramente è lui che sceglierei. Vi lascio il link in descrizione, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale, ciao, al prossimo video.